Bentrovati e bentornati a Storie, penultima puntata di questa prima stagione che ci ha visti navigare lungo il Mediterraneo per fondare la civiltà occidentale e portarla al suo fiorire nel mondo greco, con i due grandi autori che in qualche modo ne rappresentano l'inizio della riflessione, Omero ed Esiodo. Ed è proprio Esiodo abbiamo dedicato le ultime puntate. Esiodo che rappresenta una lettura della realtà molto particolare, perché Esiodo è colui che cerca di capire come mai l'uomo sia finito in una situazione di decadenza così forte come quella raccontata nell'età del ferro, come quella per lui raggiunta nel suo momento storico attuale, il momento in cui, a suo parere, le grandi ondate migratorie che avevano portato via gli uomini dalle loro terre avevano reso l'uomo più povero e più incline all'ingiustizia. La risposta è: l'uomo ha praticato la superbia. L'uomo ha praticato la superbia e si è allontanato dalla verità. E allontanandosi dalla verità, l'uomo ha perduto se stesso, ha smarrito se stesso. E l'uomo può ritrovare la sua giustizia, può ritrovare la verità nel momento in cui ricomincia a praticare la giustizia divina. Esiste nel mondo un ordine, e nel momento in cui noi ritorniamo a quest'ordine, noi ripristiniamo la giustizia divina. È interessante perché questa è una tentazione che abbiamo tutti, quella di dire che con un po' di buon senso tutte le cose andrebbero a posto. In parte è vero, in parte no. Tante volte anche molti sommovimenti che attraversano le storie della nostra civiltà e della nostra società contemporanea ci invitano fortemente a cercare il buon senso, a misure di buon senso che sembrano apparentemente riassumibili in slogan condivisibili da tutti. Ebbene, la giustizia, ci insegna la tradizione dei greci, non è soltanto la ricerca di un ordine divino. La giustizia è proprio qualcosa che eccede l'umano. È come se l'uomo fosse incapace di giustizia e comincia a praticare davvero la giustizia nel momento in cui riconosce di essere incapace di praticarla. È interessantissimo. Perché Esiodo arriva a dire: l'uomo può praticare la giustizia, quindi che la pratichi e rimetta le cose a posto. Ma noi sappiamo che non è così, che nella nostra vita noi ci proviamo a praticare la giustizia, ma predichiamo tantissimo bene e razzoliamo veramente male. E tutti quanti, qualunque posizione, qualunque tipo di attitudine abbiamo, nessuno di noi è giusto su questa terra. Ecco, la presunzione di avere a che fare con la giustizia, di poter imporre la giustizia, di riportare la giustizia, è quello che genera ogni spinta totalitaria. È l'idea che attraverso delle grandi decisioni di volontà si possano imporre degli autoritarismi grazie ai quali il mondo potrebbe funzionare benissimo. Questa è la grande pericolosità, il grande pericolo verso cui è proiettata sempre la storia. La fiducia cieca nelle capacità umane che potrebbero risolvere tutto con un pizzico di buon senso. Non è così. Non è così, e anzi i greci ci insegnano che la verità è un'altra, che l'uomo comincia a praticare la giustizia nel momento in cui si rende conto di non poterla praticare, che quindi la sua azione sarà sempre limitata e quindi si rende conto di avere un'azione politica che è soltanto per tentativi, sempre perfettibile, mai totalitaria e sempre in ricerca della verità. I greci tra poco dovranno avere a che fare con una potenza che insegnerà loro tutto questo. Si dovranno scontrare contro i persiani. Manca poco a questo grande scontro. E in questo grande scontro i greci scopriranno di non essere capaci di praticare fino in fondo la giustizia, ma di avere una grande forza, che era la forza dell'unità, la forza della solidarietà, la forza della passione, che era capace di mettere in ginocchio anche un grande impero come quello dei persiani. Una lezione attuale. La forza della società non sta nella sua presunzione, la forza della società sta nella sua capacità di essere solidale. Una lezione che ci interessa per tutti e con cui concluderemo domani questa prima stagione di Storie.